Ciao tesori e tesore, sono tornata con la bambina in braccio che sta giocando con la palla, mi viene sempre in braccio, ma mi sta dando i bacetti. Come state? Spero bene, che avete passato le ferie bene, io e lei le abbiamo passate benissimo, siamo tornate belle, fresche. Infatti ho detto non aspetto settembre per fare il video, voglio assolutamente salutarle subito che te sei presa, mamma, no, non te prende tutte le cose, ruba tutto ragazze, ruba tutto con la sua bocchetta perché sta conoscendo tutte le cose, quindi è una cucciola e ci vuole tanta tanta di quella pazienza, stai mozzicando mamma, perché mozzico mamma? Naturalmente sono mozzichetti che non fanno male, ecco, tanto per cambiare. Mamma non può fare il video, non vuoi? È una bambina, ci vuole pazienza. Che mi dite? Spero belle notizie. Io ne ho due stupende. Una riguarda lei, che i suoi fratellini finalmente ce l'hanno fatta, sono stati adottati e sono felicissima. C'è caldo, mamma. Vuoi andare a prendere un po' d'acqua? Perché ti abbraccio sempre a mamma? Vatti a prendere l'acqua, mamma. C'ha caldo, c'ha caldo. Riguarda lei, mi sta massacrando, sempre così, tutti i giorni è così, ragazze. E sono strafelice dei fratellini che sono stati adottati. Aspetta, mamma, mamma, mettete comoda. Sì, aiuto, aiuto, mi sta facendo tutto. Sì, amore, sì, ecco. Va bene così? Sei contenta? No, aspetta, a te mangiai i capelli, mamma, non è Massimo. Bravo. Scusate, e la seconda ve la dico in un altro video perché è una sorpresa che riguarda voi, tutti i miei iscritti del mio canale. E prima della partenza ho registrato due video tutorial, eccola là, mamma mi stai massacrando, no? Ho registrato due video tutorial che pubblicherò in questo momento perché non ho fatto in tempo a farlo prima. Vi mando un bacio grande, scusate. Il video così, però Heidi sarà sempre in braccio a me, ormai ha preso questa abitudine, lei mattina e sera prende la rincorsa e viene dalla mamma. Spero che vi piace perché io amo moltissimo gli animali, veramente li amo con tutto il cuore. Che ti sei presa, mamma? Non ti prendere la roba di mamma, si prende tutto, ragazza. È difficile gestirla perché è piccola, ci vuole tempo e pazienza. E niente, detto questo, volevo anche dire che farò un reclamo alle poste perché ho fatto delle spedizioni prima della partenza, non sono arrivati, ho fatto spedizione a pagamento e farò un reclamo perché non è possibile che ci va a finire così. No, aiuta mamma! E comunque se non riesco a concludere non vi preoccupate, mi rimetto sotto al lavoro e vi rispedisco tutto. Che devo fare? Perché non è possibile che ci rimettiamo sempre noi, non è possibile. E niente, vi mando un bacio, vi lascio perché la bambina non mi dà tregua e volevo tanto salutarvi. Un bacio a tutte, alla prossima. Ciao tesori e tesorie, ciao!